Dottore Cantone, ci troviamo di fronte alla mafia a Roma? Presto per dare un giudizio definitivo. Sicuramente che a Roma ci fossero organizzazioni mafiose non è un dato, diciamo, che emerge solo da queste indagini. A Roma da sempre operano organizzazioni mafiose esterne, è la capitale d'Italia e così come ci sono le ambasciate ci sono sempre state le rappresentanze di tutti i clan. La novità di questa indagine è che si configura un clan autoctono, un clan autonomo rispetto alle organizzazioni criminali tipiche regionali, potremmo dire. E questa novità è una novità che, se confermata nel prosieguo, è certamente un fatto molto molto significativo, molto preoccupante. Prima il Mose, poi l'Expo, adesso Mafia Capitale. 22 anni fa Tangentopoli. Non ci ha insegnato nulla tutta questa storia? No, credo purtroppo non molto. Credo purtroppo non molto perché nel sistema non sono stati inseriti gli anticorpi. Non sono stati inseriti quegli anticorpi che avrebbero potuto non eliminare la corruzione. Non credo che la corruzione sia un fenomeno eliminabile. Chi lo dice fa un'operazione populista fine a se stessa. Noi abbiamo bisogno invece di un impegno quotidiano. Le monetine, i cappi non hanno mai risolto i problemi, anche perché spesso poi chi lanciava le monetine, chi metteva i cappi si è rivelato persino peggiore di chi poi si voleva eliminare. Noi abbiamo bisogno più che dell'indignazione del momento di un impegno significativo di una parte, della parte buona della cittadinanza per vincere questa battaglia. Il Premier Renzi ha chiesto delle pene più severe, 6 anni di minimo per la corruzione e il prolungamento della prescrizione. Lei cosa ne pensa? Applaudo moltissimo all'idea del prolungamento della prescrizione. Ben venga la scelta del governo Renzi di inasprire la corruzione. Credo che non sia una partita semplice a giocare in Parlamento perché su questo tema vi sono sensibilità diverse. Per quanto riguarda l'inasprimento delle pene vorrei capire meglio, nel senso che ben venga un inasprimento delle pene che non consenta di rendere questi reati bagattellari. Però l'inasprimento delle pene va fatto ovviamente anche in una logica complessiva. Per esempio, non avrebbe senso che la pena minima della corruzione sia identica alla pena minima della concussione.